Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che sarà anche il primo episodio di una nuova serie che sarà dedicata all'illuminazione. In questo video vedremo i modi in cui si possono modificare le nostre luci. In questo momento ne ho sviluppati tre. Uno soft, che in questo momento è la luce qua davanti. Uno hard, che è quello dietro, che è sagomato. E poi un Fresnel per quello qua, che invece è ancora più duro del sagomatore, che comunque sono strumenti che vedremo dopo. Sostanzialmente ragazzi, una volta che comprate la vostra luce vi arriva una cosa di questo tipo qua, che per chi non se ne intendesse niente si chiama riflettore e permette di incanalare la vostra luce e renderla un filo più potente rispetto a non averlo e un filo più direzionata, quindi non averla da tutte le parti. Chiaramente se in questo momento andassi ad utilizzare solo questo per la mia illuminazione il video farebbe schifo, mentre la cosa che noi vogliamo andare a fare è andare ad ammorbidire la nostra luce, quindi in questo caso ho utilizzato un softbox, in questo caso un Lightroom 2 con un Amaran 60X per riuscire a avere la luce più diffusa possibile. Diciamo che questi sono un po' di tecnicismi, ma sicuramente la cosa che dovete fare per la luce principale è renderla più possibile soffice o comunque meno dura possibile. Potete farlo sia con l'utilizzo di un softbox, che l'utilizzo praticamente più semplice, oppure rimbalzandola su pareti o cose, ma appunto se non avete pareti o teli bianchi dovete utilizzare per forza un softbox, oppure non potete avere una luce soffice come in questo momento io ce l'ho. Poi un errore che vedo fare da molte persone è di posizionare la luce davanti, quindi direttamente alla camera, ma questa cosa diciamo che non è sbagliata, però appunto non è molto cinematografica e non è molto non rende la faccia molto tridimensionale. Infatti in questo momento la mia faccia è molto tridimensionale perché abbiamo una luce soffice qua, una luce dietro che mi fa questa parte dei capelli qua un po' più illuminata. La sto utilizzando con un riflettore per riuscire a incanalare la luce e con una gelatina arancione per renderla un po' più calda. E poi dietro c'è questo effetto finta tapparella, comunque veneziana, che appunto è creato da un'altra luce che è un Amaran 100D con un sagomatore che in questo caso è un Ambifull AL16. Sono un po' delle parole che magari non capite, ma il sagomatore è sostanzialmente un modificatore di luce che vi permette di creare ombre e luci nette per appunto creare delle sagome che prima non poteste fare, o comunque dovreste tagliare tanto cartone e sarebbero davvero tanti tanti problemi. Però appunto la cosa che queste luci, che si chiamano COB perché sono chip on board, che appunto vi danno, è la possibilità di modificarle come volete, sia in modo normale, quindi con questo che viene dato in confezione, sia appunto con altri modificatori come appunto, come ho detto prima, il softbox, la lanterna, che io in questo momento non ho manutenzione di prendere, sostanzialmente un softbox ma a praticamente palla per riuscire a illuminare più parte dello spazio possibile. Poi ci sono appunto i Fresnel, che io non ho, ma servono per intensificare e stringere il raggio luminoso. Il Fresnel è praticamente quando tu prendi la lente di ingrandimento, la metti davanti al sole e bruci la foglia. Quello è una specie di Fresnel. Quella è una lente di ingrandimento, ma la lente di ingrandimento per le luci si chiama Fresnel. È appunto una cosa fatta apposta che vi consiglio di comprare originale, non comprate robe tarocche, perché molte volte le robe tarocche non funzionano o non funzionano come dovrebbero fare. Diciamo che un tips che danno in veramente poche persone e che veramente ti cambia il modo di fare filmmaking e fotografia è di illuminare sempre dal lato della finestra. Se abbiamo una fonte di luce naturale, la luce andrà messa dalla parte della luce naturale per avere un effetto più naturale comunque. Infatti in questo momento, come vedete, la luce è di qua, ma se la luce fosse di qua sarebbe molto più naturale, comunque sarebbe molto strano e si capirebbe che è un setup illuminato male. Un altro modo per modificare le nostre luci è con una cosa di queste. Questa è più piccola per farvelo capire in breve. Questa è una, si chiama griglia nido d'ape. Praticamente dovete andare a metterla davanti al vostro, in questo caso, riflettore, ma ci sono anche quelle per i softbox, quelle per tantissimi altri modificatori. Questa ad esempio è da 20 gradi, come si vede qua, e vi permette appunto, come vedete, se io la metto davanti voi mi vedete, se io la giro voi non mi vedete più. Questo cosa serve? Per avere la luce solo davanti e per direzionarla ancora di più. Chiaramente più comprate di gradi, tipo 10 gradi o 5 gradi o 20 come in questo caso, più sarà proprio davanti la luce, mentre se la comprate tipo 45 gradi, 60 gradi o anche 90 gradi, alcune ne vendono, praticamente sarà come non averlo, comunque sarà meno pronunciato l'effetto. Diciamo che col cominciare col mondo di modificare le luci potete o avere il riflettore in confezione, oppure potete comprare uno di questi, che è una specie di Fresnel tra grandi virgolette, che vi permette di intensificare la vostra potenza luminosa e soprattutto,
come vedete potete letteralmente zoomare la vostra luce, in questo caso per farlo vedere in camera come funziona, però appunto potete intensificare la vostra luce a un prezzo molto basso. Queste si trovano circa, sarebbero per leggere tipo per gli anziani, perché zoomano veramente tanto. Queste tre di queste costano tipo 10 euro, quindi veramente ve le consiglio, sono circa 3 euro l'una, quindi è per forza best buy e must have per tutti i videomaker. Sicuramente è una cosa che magari chi è all'inizio sta snobbando e capisce che cazzo è sta roba che mi compro un Fresnel, però appunto il Fresnel costa 120 euro, questo lo comprate 3 euro l'uno, per 3 sono 9 euro, quindi secondo me va assolutamente comprato. Diciamo che, ragazzi, concludendo, modificare la vostra luce è praticamente cambiare l'obiettivo della vostra camera. Diciamo che non è proprio la stessa cosa, però diciamo che se noi mettiamo un grandangolo alla nostra camera potremo andare a mettere una lanterna alla nostra luce, e quindi avremo sia sulla camera un obiettivo molto largo, quindi un'inquadratura molto larga, che la lanterna, che ci andrà a avere una luce molto comunque molto larga e illuminare grande parte dello spazio. Chiaramente più la vostra luce è luminosa, ad esempio vi consiglio di partire minimo da un 60 watt, perché meno di 60 watt non ci illuminate neanche una persona. Con 60 watt in su riuscite appunto ad avere già, potete già illuminare una persona. In questo caso la mia luce è a 100%, perché sto cercando di illuminare per la finestra, quindi cercando di esporre per la finestra e poi rinforzandola con questa che è 60 watt. Comunque chi voglia informazioni in più sul setup che uso ci sarà un video dedicato, ma comunque sono luci tutte Aputure, a parte una che è Nanlite, che è questa qua che mi sta illuminando praticamente questo fascio di luce che mi arriva, anche se magari non si vede bene in macchina. Comunque quella lì è l'unica luce Nanlite che ho preso, ma vi spiegherò perché più avanti. Però sono tutte luci Aputure, a parte vabbè i tubi, che sono tubi del cazzo che potete trovare qualsiasi cinese, qualsiasi ferramenta, qualsiasi roba, 15 euro ne prendete uno neanche, quindi best buy, soprattutto perché potete comprarli di che gradi Kelvin volete, quindi secondo me è veramente una figata. Detto questo, ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, con un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo in teoria settimana prossima con il prossimo video.